Nadia Toffa, pochi minuti dalle prove generali di Open Space. Carica? Sei carica? A mille! Allora, raccontaci innanzitutto di cosa si tratta. È un'idea nuova, spazio aperto, Open Space. Cosa vuol dire spazio aperto? Che voi assolutamente dovete, potete entrare. Noi partiamo da questo sito che si chiama openspace.it, dove ci sono, se lo andate a vedere, vedrete tante facce, no? Queste facce sono i protagonisti delle notizie, dell'attualità. E per attualità intendiamo anche attualità sul web, quindi quello che si discute nei social, quello che si discute nei blog. Quindi cosa potete fare voi? Fare le vostre domande. Mi sono avvicinata troppo? No, va benissimo. Ah, ecco, ti ho visto spaventato. No, stavo cercando una posizione comoda. No, non riesco, sai che ho il vizio di parlare molto vicino, no? E allora lui mi sembra molto lontano e io tendo ad avvicinarmi. Vabbè. Allora, se è la tua prima conduzione, emozionata, agitata? Sono carica, molto energica. Cosa ti aspetti da questo debutto, al di là delle frasi di circostanza, ovviamente? Mi aspetto di essere me stessa, mi aspetto di interessare le persone, di riuscire a fare una cosa dinamica, interessante, no? Noi avremo tantissimi argomenti, sono 6-7 argomenti a puntata e quindi cerchiamo proprio davvero di darvi una mano, no? Sarà un po' come fare zapping alla TV, tanti argomenti, tutti diversi. Tra gli argomenti della prima puntata ci sarà Miss Italia, la polemica di Miss Italia, e ci sarà anche ospite Miss Italia. Cosa pensi di questa polemica? Io penso che alle persone debba essere data un'occasione, una chance. Ci sta che lei abbia risposto in modo sbagliato, no? Capita di sbagliare. Però magari ecco, il fatto che sia partita questa campagna, no, contro di lei, quando l'ho vista sfociare in fotomontaggi che la ritraggono con Hitler davanti ai campi di concentramento, francamente ho trovato loro fuori luogo e non Miss Italia fuori luogo al concorso che ha sbagliato una risposta. Ecco, queste sono cose che veramente non vanno neanche minimamente avvicinate. Quindi lei ci racconterà quello che davvero intendeva dire, come ti cambia la vita, no? Nel momento in cui ti metti addosso una corona e sei fragile, perché lei alla fine è fragile, non è abituata, non sapeva neanche che cosa aspettarsi. Nel tuo Open Space ci sarà anche la politica, in che modo, in che termini? La politica è dentro di noi, no? Lì si decidono le sorti e a volte... insomma non siamo tutti d'accordo, no? sulle decisioni che vengono prese, quindi la politica c'è sicuramente. Non ci piace parlare solo di politica, perché la gente non parla solo di politica, parla di tutto, no? La prima puntata avremo ospite Di Maio, quindi se avete voglia andate sul nostro sito openspace.it, fategli di domande, inondatelo di domande, fategliene un sacco, perché in quel caso lui sarà da solo, quindi fuoco di fila vostro, con le vostre domande, e più sono anche curiose, meglio è. Se mai il Premier Renzi dovesse accettare un vostro invito, sì, cosa chiederesti? Ma sai, dipende dall'argomento, ce n'è talmente tanti, guarda, abbiamo l'imbarazzo della scelta. Renzi, noi ti invitiamo, vieni quando vuoi, sei nostro ospite, Open Space, quindi spazio aperto per tutti. Perfetto, grazie.